Grazie a tutti per aver accettato l'invito a partecipare al convegno che apre la seconda giornata dell'ottava edizione del Festival della Soft Economy. È un appuntamento questa mattina che ha per titolo Visioni ed esperienze dai territori marginali, ed è organizzato in collaborazione con Fondazione Cariplo, il progetto Attivare, e Art Lab, della Fondazione, promosso dalla Fondazione Fitzcarraldo. Il territorio è uno dei temi al centro della più generale iniziativa di questa settimana che Simbola promuove ogni anno. Come dicevo, siamo all'ottava edizione del Festival della Soft Economy, è la 18ª edizione del seminario estivo di Simbola, e il rapporto tra Festival della Soft Economy e il seminario di Simbola è che nei tre giorni, quest'anno due giorni precedenti del Festival della Soft Economy, si affrontano e si riflette attorno a temi e questioni in maniera, se vogliamo, più analitica, partendo dalle esperienze concrete dei territori, delle comunità, delle imprese, della società, e mentre il seminario estivo è più un momento di sintesi politica culturale, anche con interlocutori appunto istituzionali politici, ai quali trasferiamo e poniamo le questioni che emergono nel nostro discorso pubblico, nel discorso pubblico che anche Simbola anima. Quest'anno il tema è l'Italia che verrà: comunità, territori e innovazioni contro paura e solitudine. Ecco, noi siamo convinti che in Italia c'è un patrimonio di esperienze, appunto promosso da comunità, istituzioni, imprese, associazioni, che è già un fronte avanzato in movimento sulla via della sostenibilità ambientale e sociale e dell'inclusione sociale, e che sono esperienze dalle quali apprendere e anche partire per superare la doppia crisi dentro la quale siamo capitati. C'era una crisi precedente che già annunciava i suoi impatti sui territori, che già faceva emergere paure e solitudini, che era quella della crisi climatica. A questa si è aggiunta la crisi del Covid, la crisi pandemica, dove naturalmente le paure e le solitudini sono aumentate anche in maniera drammatica, anche per le immagini drammatiche che ci arrivavano, per le esperienze che stavamo facendo. Ma abbiamo capito che tutte le questioni e i temi, a partire quello del ruolo dei territori, del rafforzamento delle comunità, del rendere i territori più abitati, erano temi che sono stati sottolineati, e se vogliamo ancora più acuiti dalla crisi pandemica. Quindi ci troviamo davanti ora a una transizione, come chiede l'Europa, l'Unione Europea, sia una transizione ecologica, digitale, nel senso attenta alla salute, ma come salute sta come metafora di una attenzione alla protezione e alla coesione sociale, più a un'attenzione maggiore che ci deve essere per la protezione e la coesione sociale. E noi siamo convinti appunto che molte delle esperienze che sono nate e sono maturate nei territori sono esperienze appunto che vanno, sono esperienze di sostenibilità ambientale, di inclusione sociale, di protagonismo delle comunità, di rivitalizzazione dei territori e delle comunità. Perché per noi, e questa è un po' la visione che accomuna Simbola, Fondazione Cariplo con il suo progetto Attivare, ma non solo con il suo progetto Attivare, più in generale, e Art Lab, importante che i territori siano frequentati per motivi di turismo, naturalmente, di cultura, di svago, ma siano e siano produttivi, ma siano anche abitati. Ecco, l'esito di Truman Show ambientali di territori orfani, privi di identità, perché orfani di comunità, è una scelta, una visione anche, diciamo, che combattiamo. Cioè, siamo convinti che crisi climatica
e le questioni poste dalla crisi pandemica possono essere sconfitte solo con comunità presenti e protagoniste nei territori. Per questo, con Fondazione Cariplo, abbiamo deciso di partire da alcune, oggi di ragionare, di dar tempo e spazio alla presentazione di alcune di queste realtà. Avevamo cinque esperienze, purtroppo per alcuni motivi felici, una delle nostre relatrici in fase di gestazione anticipata e quindi, come capite, non può partecipare, e un'altra relatrice purtroppo per problemi familiari questa mattina anche lei deve rinunciare a partecipare. Quindi abbiamo saltano due comunicazioni, questo ci darà tempo di dar più spazio alle tre esperienze che sono programmate, e io mi fermo qui e do la parola per le riflessioni introduttive ad Elena Iachia, direttore Area Ambiente Fondazione Cariplo. Grazie.